L'unico centro in Italia che utilizza per i pazienti che hanno bisogno della dialisi, utilizza un sistema di fistole arteriovenose non per via cruenta, quindi con l'utilizzo del bisturi, ma con delle microimpulsi in radiofrequenza, proprio l'unico centro qui al Cannizzaro per questa procedura che è assolutamente innovativa. Già sono state trattate circa 10 persone, 10 pazienti che hanno potuto in questa maniera, con questa metodica innovativa, ottenere le fistole arteriovenose non per via cruenta con l'utilizzo del bisturi, ma con questi microimpulsi a radiofrequenza. E il gruppo del dottore Patanei, il nostro direttore del Dipartimento di Immagini, con la nefrologia di questo ospedale, e il dottore Morale, che aveva già da tempo individuato e affinato questa tecnica. Proprio da in questi giorni sono altri 2 i pazienti che stanno potendo utilizzare questa metodica innovativa, che ha un duplice vantaggio: la compliance del paziente, non c'è quindi il trauma del bisturi, ma soprattutto le minori ricadute in termini di complicanze o settiche o ancora di più tromboemboliche. La realizzazione delle fistole arteriovenose per via percutanea rappresenta un ulteriore traguardo realizzato dal team multidisciplinare nefro-radiologico, che ha un'esperienza ormai ultra decennale e ha realizzato diversi interventi sulle trombosi e sulle stenosi delle fistole, nonché un grosso numero di confezionamenti di fistole arteriovenose per via chirurgica. La collaborazione, la sinergica collaborazione che si è sempre realizzata tra questi 2 gruppi ha portato a grandi vantaggi e soprattutto ormai il nostro centro viene individuato come un centro di eccellenza, un centro di riferimento non solo per la provincia ma per la regione tutta, anche da zone della Calabria. Molti pazienti raggiungono il nostro centro. Questa tecnica innovativa permetterà un aspetto molto importante dell'accesso vascolare, che è di ridurre le complicanze dell'accesso vascolare. Il paziente in emodialisi, la sua qualità di vita, la sua sopravvivenza dipende dall'accesso vascolare. Questi accessi vascolari col tempo vanno incontro a delle complicanze, quindi vanno incontro anche a delle ospedalizzazioni, anche 2-3 volte l'anno. E mediante questa tecnica, che permetterà di non manipolare i vasi, quindi di creare meno danni fibrotici, aiuta il paziente a un meno sviluppo di complicanze sull'accesso vascolare, quindi una migliore qualità e anche una minore ospedalizzazione, che con risparmio di costi dovuta all'esigenza di questi pazienti di essere ricoverati per provvedere a risolvere delle problematiche stenotiche oppure di perplessità neointimale che si vengono a creare mediante l'approccio prettamente chirurgico.